Ragazzi, finalmente, è da molto tempo che cercavo di portare un amplificatore Friedman su questo canale e grazie al mio caro amico Marco, tutti sotto nei commenti potete scrivere grazie Marco, oggi vi farò sentire e vi dirò le mie impressioni su un piccolo amplificatore, chiaramente interamente valvolare e cablato a mano in California di casa Friedman. E come avrete potuto leggere dal titolo, sto parlando ovviamente della Friedman Dirty Shirley Mini. Prima di cominciare, però, se sei interessato a questa tipologia di video e vuoi supportare questo canale per permettermi di fare altri video di questo tipo qui, ti chiedo gentilmente di iscriverti. Non costa nulla, ovviamente, e per me però è davvero di un grande aiuto. La Dirty Shirley Mini è un amplificatore molto semplice, la versione 20 watt della famosa o più famosa Dirty Shirley di casa Friedman, un amplificatore creato per tutti quei chitarristi che vogliono un suono, diciamo, vintage, classic rock, ispirato ai suoni dei Marshall JTM 45. Anche se in realtà, come vedremo, ci si può spingere anche un po' oltre a livello di gain. Il finale di potenza è dotato di due valvole EL84 che, a essere onesti, mi faceva essere un po' prevenuto, pensando che questa caratteristica rendesse l'amplificatore un po' troppo morbido, ok? Tuttavia, piccolo spoiler, mi sono dovuto ricredere. I controlli sono molto semplici, abbiamo un EQ con bassi e medi acuti, un master volume e un potenziometro del gain. Nonostante questo, la varietà e la qualità dei suoni British, diciamo, ottenibili è davvero notevole. Nei prossimi esempi i settaggi saranno abbastanza simili in realtà, con il gain però sempre generoso, ma sentite nei vari esempi, cambiando praticamente chitarra e poco altro, quanti mondi diversi possiamo trovare con lo stesso amplificatore. Partiamo quindi con la mia Stratocaster American Standard. Un suono secondo me davvero morbido, quasi un velluto, ok? Vi faccio adesso sentire sempre con la stessa chitarra, alzando un po' di più il gain e mettendo la saturazione più alta tramite il mini switch e rimaniamo sempre in casa Hendrix, ma il suono è un po' più arrabbiato. Avete sentito sicuramente quanto cambia, sì, il gain, ma soprattutto quello switch della saturazione. Vi faccio sentire adesso bene le sue tre posizioni, c'è cioè una posizione centrale, una low e una high. Sentite bene le differenze, le faccio sentire con la chitarra una dopo l'altra nelle tre configurazioni. Non ho trovato particolari indicazioni in merito sul sito o altrove, ma mi sembra che la posizione centrale dia il suono un po' più neutro. Con lo switch più in giù, invece diventa un po' più carico di gain, ma si gonfia anche un po' sulle basse, mentre nella posizione in alto diventa ancora sensibilmente più distorto e si apre un pochino di più sulle medio-alte. Se anche voi sentite le stesse cose,
Oppure, se per caso sapete bene nel dettaglio che cosa fa questo switch, fatemi sapere sotto nei commenti. Faccio sentire adesso una sonorità un po' di più alla AC/DC con la mia Gibson SG che ha dei pickup mini humbucker al Nico 2, quindi abbastanza ariosi, ma ovviamente più potenti di un single coil. Spingendo ancora un po', di più con il gain e con la saturazione e sempre con la stessa chitarra, ho ottenuto dei suoni rock blues veramente cremosi. Secondo me i risultati sono davvero notevoli. Utilizzando invece degli humbucker potenti, come il Super Distortion che ho sulla mia EVH, si può anche ottenere un suono decisamente più saturo, rimane sempre abbastanza rotondo, non è troppo graffiante, ma secondo me assolutamente efficace. Fatemi sapere che ne pensate. Infine, provando a boostare l'amplificatore con il mio solito Soul Food, ho cercato di andare in una direzione un po' più Malmsteen, prima maniera. Anche qua con un suono asciutto, però rotondo e devo dire incredibilmente reattivo al tocco. Non troppo facile da suonare, devo dire. Come avete potuto sentire, i suoni sono tutti belli, almeno secondo il mio giudizio. È un amplificatore molto molto divertente da suonare. La qualità si vede e si sente con le orecchie e sotto le dita. Non è un amplificatore economico, ma se questa è la qualità dei prodotti Friedman, non posso che essere ancora più curioso di provare altri amplificatori di questa linea, specialmente quelli con wattaggi superiori, che sono un po' più
i miei preferiti in linea generale. Ho provato anche a utilizzare il loop effetti ed è assolutamente silenzioso, non ho notato nessuna perdita di qualità del segnale o altro. E un'altra cosa che vorrei segnalare è la bontà del master volume, che ci permette di ottenere dei suoni veramente spettacolari anche a volume bassissimo, dove fondamentalmente il problema è davvero poi soltanto quanta aria sposta un cono da 12, perché diciamo che un cono da 12 pollici per suonare bene un po' di aria la deve spostare. Tuttavia credo che sia uno dei migliori amplificatori in stile Marshall, diciamo British Sound, che io abbia provato in questi anni. Sempre considerando però che la sua caratteristica sonora principale è quella di essere comunque sempre abbastanza morbido e non ha quella cattiveria o violenza tipica di una Plexi, cosa che naturalmente credo proprio che si possa trovare in altri amplificatori della linea Friedman, che spero vivamente di poter provare il prima possibile. Fatemi sapere sotto nei commenti se avete mai provato oppure possedete uno di questi amplificatori. Se non l'avete fatto prima, considerate di iscrivervi a questo canale e premete la campanellina, insomma, per non perdere i prossimi video che caricherò. E se vi sentite particolarmente generosi, credo che YouTube mi abbia anche attivato la funzione super grazie, con cui potete eventualmente anche fare una piccola donazione nel caso vogliate sostenere ulteriormente questo canale. E anche per oggi, ragazzi, questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!